Cari amici, lo studio di questa settimana si concentra su due aspetti. Il primo è che, sebbene nella Bibbia non si trovi una data precisa per quando Gesù tornerà, vi sono delle profezie che parlano del piano di Dio per salvarci e si sono adempiute con precisione. Si tratta della profezia delle 70 settimane che annuncia la venuta di Gesù sulla terra e la sua morte per salvarci, e della profezia delle 2300 sere mattine, la più lunga nella Bibbia. Entrambe queste profezie sono collegate al piano della salvezza. Il fatto che si siano adempiute ci assicura che il ritorno di Cristo è certo. Il secondo aspetto è che il popolo avventista fu suscitato da Dio in un certo momento storico per proclamare al mondo l'adempimento di queste profezie, perché esse portano certezza sul ritorno di Cristo. È una chiamata al mondo ad abbracciare la speranza, il momento in cui il grande conflitto finirà per sempre. È una missione da svolgere nel periodo di attesa, e sappiamo che l'attesa è uno spazio sospeso. Eppure, molto può accadere alla nostra vita, soprattutto se è un'attesa vissuta in modo intenzionale. Il mondo va a tutta velocità, ma le persone sembrano in un momento di attesa collettiva. Si aspettano cose belle, ma sempre più oggi siamo come in pausa, immersi in problemi di salute, economici e di altro genere. Alcuni di noi attendono un lavoro che non arriva, altri attendono una condizione di vita migliore per realizzare un progetto. Altri non vedono l'ora di sdraiarsi e non pensare. Molti, sempre di più, vivono vite sospese in condizioni disumane. La Bibbia ci mostra come i credenti vivono l'attesa. Alle loro preghiere si unisce l'azione, un'azione intenzionale per fare tutto il possibile per contribuire al bene. Tu cosa fai nell'attesa? Forse non lo sai, ma potresti essere la risposta alle preghiere di qualcuno.